gli abbiamo promosso questo incontro di tipo seminariale al fine di istruire una successiva più larga riunione del Consiglio regionale dell'ANCE, dei comuni associati, e adottare in quella sede dei formali documenti dell'ANCI sulle materie che oggi poniamo in discussione via diciamo, di dibattito di seminario. L'argomento riguarda l'associazionismo dell'associazionismo dei comuni e i modelli di cooperazione. Più esattamente, a seguito del robusto processo di riforma avviato in materia sul tema degli enti locali e sullo sistema finanziario da parte della Regione Sarda e a seguito della maturazione di decisioni già adottato in fase di adozione, penso per esempio alla recente legge sui piccoli comuni varata dal Parlamento, c'è necessità di fermarsi per riflettere, discutere in corso d'opera su quanto sta accadendo, con l'obiettivo però dichiarato di imprimere una accelerazione, comunque dare speditezza al processo di costituzione delle unioni dei comuni. La posizione dell'ANCI al riguardo è netta, la posizione dell'ANCI al riguardo è netta, cioè vogliamo che i processi di unione siano effettivi, che vengano non solo avviati, promossi, ma che si realizzino in tempi adeguati. Nel corso dei nostri lavori interverranno immediatamente l'assessore Gian Maria Ossanna, che ringrazio, e altri ospiti che svolgeranno delle relazioni per focalizzare meglio i temi in discussione. I punti che io intendo richiamare sono, molto rapidamente, sono i seguenti. L'unione dei comuni, la cooperazione intercomunale e la gestione associata delle funzioni e dei servizi, tutto questo corrisponde al principio di adeguatezza. Ci sono una serie di funzioni che possono essere svolte nelle condizioni di migliore efficacia e di migliore efficienza solo in quanto ci si associa. E in questo senso la riforma che sono state varate o avviate rispondono perfettamente allo spirito e alla lettera della riforma del titolo quinto della Costituzione. Le unioni possono caratterizzarsi non solo per una buona gestione associata dei servizi, ma possono anche svolgere, e di fatto svolgono già in molte situazioni, compiti di programmazione territoriale, di governo del territorio, titolo esemplificativo, ma l'argomento ha grandi implicazioni. Penso alla pianificazione strategica d'area, ad esempio, no? Che riguarda esattamente lo svolgimento di funzioni e compiti in materia non solo di progettazione, ma già di pianificazione e di programmazione delle linee strategiche dello sviluppo con proiezione decennale.
I problemi che abbiamo di fronte sono molteplici, sono da un lato problemi di carattere ordinamentale, e cioè occorre riconoscere sempre l'Unione come enti locali di pieno diritto, non solo come delle semplici associazioni per gestire determinati servizi. Occorre dare, riconoscere la processualità di quanto si viene realizzando. Le unioni sono enti in divenire, che si formano e che enti in divenire, quindi questo sta a significare che per numero e per dimensione abbiamo di fronte un processo, talvolta non è, e questa è una richiesta che per esempio emerge già dalla cosa che constatiamo nel territorio. Spesso non è possibile realizzare d'amblè di colpo la situazione ottimale, si può partire con ciò che è possibile fare concretamente nel territorio, sapendo che tutto questo poi evolve verso le forme ottimali. Non di meno, occorre consentire che ciò che è maturo nel territorio, ancorché non rispondente all'ottimale teorico, possa effettivamente realizzarsi. C'è una questione che riguarda le risorse. Le risorse riferiscono non tanto in questo caso all'accantonamento di somme, di incentivazioni, eccetera, questo è importante naturalmente, ma mi riferisco alle riforme più generali della finanza locale. Governo e Parlamento si accingono a dare attuazione all'articolo 119 della Costituzione. Il governo ha in discussione con le associazioni di enti locali un progetto molto avanzato, un progetto in fase molto avanzata di definizione del disegno di legge di attuazione del federalismo fiscale. Un tema che è emerso anche al nostro recente Consiglio nazionale è quello di far sì che disegnando il federalismo fiscale le unioni abbiano una collocazione in questo disegno di riforma, un riconoscimento pieno e quindi disegnare l'attribuzione delle risorse in maniera tale che questo processo sia effettivamente favorito. Un problema analogo incontreremo successivamente all'approvazione della legge finanziaria regionale, allorché appunto si darà seguito alla previsione di legge di varare un disegno di legge sull'impulso dell'assessorato agli enti locali per ridefinire i rapporti finanziari Stato-Regione sulla base dei principi del federalismo fiscale. Possiamo anzi fare qualcosa di importante, di innovativo al riguardo. Ora c'è una questione che riguarda la leale cooperazione, il riordino di politiche, il riordino istituzionale non si ha senza la piena cooperazione di tutti gli enti interessati. Talvolta emergono al riguardo questioni di frammentazione, sono gli ambiti territoriali disegnati per l'esercizio delle funzioni. Sono diversi, c'è necessità di ricondurre ad unità i compiti attribuiti a livello territoriale, non disegnare troppe cose, troppe strutture a livello territoriale. E poi leale cooperazione significa riconoscere che la governance dei problemi a livello territoriale si può realizzare solo in quanto c'è appunto una leale collaborazione, un riconoscimento reciproco tra le diverse istituzioni. Ritorno ancora per esempio alla questione dei piani strategici territoriali che saranno probabilmente lo strumento fondamentale di attuazione delle politiche a livello di sviluppo, a livello territoriale. Queste politiche potranno trovare successo se in quanto tra regione, provincia, unioni e singoli comuni si realizza sulla base dello svolgimento ciascuno dei propri compiti, però si realizza quella convergenza in funzione del progetto che è